Polipo, mod polipo. Ciao amici YouTube, eccomi qua con un nuovo video. Oggi ho deciso di mostrarvi tutto quello che ho acquistato a dicembre. Cominciamo. Io direi di partire dalla parte viso, chiamiamola così, quindi bellezza. Ho preso principalmente delle maschere e come prima maschera questa qui, all'argilla della L'Oreal. Posso dire che non è per niente male. E così mo la apro ed è così. Ha pure un buon odore. Quando si secca, vi assicuro che è difficile riuscire a muovere la vostra face, però comunque, secondo me, è buona. Passiamo a questa, della Garnier. Ne ho acquistate due, e anche queste non sono niente male. Ovviamente questa non l'ho ancora utilizzata, la volevo utilizzare soltanto che avendo fatto questo piercing qua, non volevo creare problemini, quindi aspetto ancora un po' per utilizzarla. Come ultima maschera, questa qua nera. Si utilizza per togliere punti neri e cose varie. Nella confezione c'è anche questo qui ed è molto comodo, infatti io lo utilizzo soprattutto per la maschera all'argilla. L'unica cosa che io non ho ancora capito di questa maschera, io l'ho applicata ma non mi ha tolto nulla, o sono io impedita oppure è questo che non funziona, però ne parlano tutti bene, quindi boh, non lo so. Ci proverò, se poi non dovesse andare bene, flop assurdo. Mo passo alla parte tecnologica. Come prima cosa vi mostro questa. Ed è la lucina che si utilizza per il telefono, quindi va messa così. Vediamo se riesco a farlo vedere. Ah no, vediamo, sono impedita. Va messa così e poi ovviamente fa la luce. Non si vede tantissimo perché ho la luce là sopra. Comunque funge così, ha tre tipi di luce. Siamo alla seconda cosa tecnologica. Ed è questa qui che è una lampada da scrivania. È molto comoda, ma vi mostro le tonalità di luci che ha. È una lampada LED. Si può aprire così fino a qua. Ed è lunga così. E touch. Hopla. Ha diverse tonalità come vi ho detto. E poi vabbè, si può abbassare, si può aumentare, abbassare, aumentare. Questo è tipo gialla. Questo è verso il marroncino. E questa è bianca. Di notte io utilizzo soprattutto questa perché mi dà meno fastidio. Poi il bello di questa. Non si è spento. Il bello di questa lampada è che oltre a essere munita di spina così, quindi che va così e tutti lo sapete però dettagli, vabbè, si può collegare direttamente al computer. Poi ho preso un hard disk esterno che ha 2 terabyte di memoria. È munito di cavo da collegare al computer, come sapete. Se non lo sapete, mo' lo sapete. Lo utilizzo principalmente per i video di YouTube perché sono tantissimi. Per come sono fatta io, amo tenere tutto per ricordo e quindi per non cancellarli, li ho messi tutti qua insieme a tutte le altre mie cavolate che ho. Sì, è un po' da pulire, il mio bimbo personale. E come vedete, è un portatile dell'HP. È proprio come lo volevo io. Eccolo qua. Se avete visto l'ultimo vlog che ho pubblicato di dicembre, avevo detto che stavo andando alla ricerca di un computer, solo che lì non l'avevo preso perché comunque volevo solo vedere i prezzi, confrontarmi un attimo con mio papà per capire quale prendere, cavolate varie, perché comunque lui se ne intende. Infatti, quando sono andata ad acquistare questo, l'ho acquistato con mio papà. Sì, è vero, potevo direttamente andare da sola, ma preferivo affidarmi le mani del mio papi. Detto questo, mio bimbo l'ho pagato 749 qualcosa e l'ho preso al Carrefour, non mi ricordo dove. Bene, la mia memoria in questo momento mi ha abbandonato, ma lasciamo stare. E mi sembra sia al Carrefour, comunque in un centro commerciale. Un'altra cosa che però non è proprio tecnologica, ma l'ho preso per il canale, ma non l'ho mai utilizzato e l'ho comprato su Amazon, ed è questo cavalletto. Ed è piccolo, l'ho preso perché lo volevo utilizzare per i vlog, ma non l'ho ancora utilizzato. Mi spiace aver speso soldi per niente. Ha comunque anche il telecomandino. Perfetto. Polipo, mood polipo. Ma magari lo utilizzo come antistress, probabilmente. Poi, questa cover qui, per il mio telefono, il modello del mio telefono è una 50. Come sapete, io amo tantissimo le cordate, finalmente ne ho trovata una e l'ho presa su Amazon. Comunque fatta così. La marca è stranissima, non so che marca sia sinceramente. Un'altra cosa che vi avevo già mostrato in un gameplay, perché mentre stavo facendo il gameplay mi è arrivata questa cosa da Amazon. Sono le mie fidate matite colorate, perché se mi seguite sui social sapete che io coloro i libri già disegnati, quindi i libri per bambini, ma poi non è per forza da bambini, però comunque coloro quelli.
e sono 72 matite. Posso dire che però colorano abbastanza bene e sono fatte così, ma mi cascano. Sono fatte così, vediamo se riesco a far vedere tutte. Sono divise in questo modo. Io lo sapevo, basta, mi rimetto a posto. Ho comprato queste cose qui, adesso ve le mostro meglio. Ovviamente, davanti della danza, non potevo lasciarle lì. Queste qua, in teoria, vanno tipo appese, queste due soprattutto, ma penso anche queste sull'albero di Natale. Ma io le ho prese così perché mi piacevano, perché volevo averle. E le ho prese da Viridea, in quel negozio che vi ho mostrato. In quel benedetto vlog c'è ancora l'etichetta con il prezzo, vabbè, ma dettagli. È costato 3,90. Non so se riesco a prenderla meglio. Ok. Perde un sacco di brillantini. Vediamo se si vede. Yeah. Perfetto. Questo l'ho pagata 8,90. Nello stesso negozio ho acquistato questo. Perché come sapete io sono amante delle rose blu ed è bellissima e profuma anche. Poi un'altra cosa che ho preso, la sigaretta elettronica, non prendete esempio da me perché fumo, uccide, perché fa male, perché tutte le cose che sapete. Quindi fate finta che questa cosa io non ve l'abbia fatta vedere, però comunque essendo un acquisto di dicembre ho deciso di farvelo vedere lo stesso. Passiamo al reparto abbigliamento, bigiotteria, gioielli e cavolate varie. Non sono molto brava a mostrare le cose, lo sto notando in questo momento, ma comunque si migliorerà sempre. Parto col dirvi che ho comprato tutto su Shein, perché se no mi dimentico. Questo, che è una catenina, e tutte le collane, a parte questa, a parte il choker, sono insieme. Questo qui, un mio capello. Poi questa qui, che mi si è spaccata a capodanno, ma dettagli, si può aggiustare tranquillamente. Il choker idem, si è un po' spaccato pure qua, ma si è solo sfilato più che spaccato, cioè si può mettere tranquillamente qua e si chiude con delle pinzette e dettagli. Il bello di questo choker è che, oltre ad avere la parte in velluto che è da pulire, ma a dettagli, ha anche questa parte qui, quindi si può scegliere o una o l'altra. Questo è un anello, uno dei due anelli, perché ne ho comprati due. L'altro invece mo vi mostro la foto perché l'ho perso, cioè è assurda come cosa, era anche bello. L'unica cosa è che se anche voi non potete mettere le cose col nickel, io ve lo sconsiglio, sì, sono bellissime queste cose, però non prendete esempio da me che io compro lo stesso le cose col nickel, ma a dettagli. Una pecca di queste cose è che perdono subito il colore. Parlando invece della parte abbigliamento, tre cose non ve le posso mostrare, ma le ho tranquilli. Le taglie sono arrivate giuste per come le ho prese, i pantaloni sono larghi come nella foto, la felpa idem, il colore idem. Poi la parte bomba, sono degli stivali, questi stivali non piaceranno a nessuno, ma va bene lo stesso perché io voglio distinguermi dalla massa. Sono fatti così. Allora, si sono già rovinati, quindi il materiale non è proprio il top. Dopo la seconda volta che li ho utilizzati, qua sono rovinati. Però comunque, secondo me sono fighi. Per il resto non sono per niente male. Io tipo questi qua li utilizzo per bellezza, non ci metto nulla dentro perché ho sempre paura che si spacchino. Direi che sono i belli, il video è terminato. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye.